Ma i problemi non sono soltanto per chi si muove sulle quattro ruote, anche per i ciclisti non è facile spostarsi in regione su strade urbane e extraurbane. Michela Barilari. Se sulle strade molisane gli automobilisti piangono, i ciclisti di certo non ridono. Eric, di chilometri in bicicletta, ne ha macinati molti. Siamo andati un po' in giro in Europa e anche cammini sacri, esperienze tante fuori dall'Italia e anche in Italia. Ma nella sua regione ha affrontato molte più difficoltà. Abbiamo molti punti in cui c'è davvero il divieto di accesso per le bici. Molti comuni molisani purtroppo è stata presa questa decisione per ovviare a vari problemi poi legati alle assicurazioni sicuramente. Perché le condizioni della strada sono pessime. Sono pessime e quindi sicuramente vanno fatti tanti lavori infrastrutturali. Chi ad esempio vuole arrivare a Ferrazzano da Campobasso, un percorso piacevole e non troppo impegnativo, non ha un percorso dedicato. Ma se non vuole utilizzare la stessa carreggiata delle auto, deve condividere la strada con chi corre o passeggia e spesso con chi parcheggia con poca attenzione alle esigenze altrui. Dentro la città, poi, le cose non vanno meglio. Il problema dei parcheggi in doppia fila, il problema dei pochi marciapiedi che non coprono tutta l'area della città, il problema del manto stradale che non è adeguato, quindi diciamo queste più o meno sono difficoltà che interessano non solo chi va in bici ma tutte le persone che usano la strada. Chi va in bicicletta si augura che gli automobilisti abbiano una certa sensibilità, cosa che di solito insomma, non accade. Il Molise non ha una rete organizzata di percorsi ciclabili, qualche tratto si trova ogni tanto, ma manca una pianificazione dei percorsi. Il punto di partenza potrebbe essere la ciclovia adriatica, per la quale sono disponibili oltre 5 milioni di euro di fondi che rientrano nel patto per il Molise, infrastruttura che dovrebbe collegare tutte le regioni che si affacciano sul mare. Tra i comuni interessati è stato firmato un protocollo di intesa in modo da completare il tracciato che insiste sui poco più di 30 chilometri di litorale. Un ulteriore incentivo alla realizzazione potrebbe arrivare dalla recentissima legge quadro sulla mobilità ciclistica, che riconosce alle due ruote lo stesso grado di importanza di altri sistemi di locomozione e che prevede fondi per le regioni proprio per migliorare la viabilità su bicicletta. Gli obblighi di finanziamento adesso ci sono e non è più dovuto al buon cuore del Ministero di turno, ma il Ministero dei Trasporti deve comunque preparare un piano e lo stesso faranno a cascata le regioni e i comuni. Più difficile estendere la realizzazione di ciclabili al resto del territorio che per oltre il 70% consta di zone montane. Le infrastrutture però, e questo non è un punto trascurabile del problema, non bastano. In generale qui noi non vediamo la bicicletta come un'alternativa per spostarsi in città. Cioè, questa mi sembra la difficoltà maggiore. E per venire incontro alle difficoltà dei ciclisti, l'Università degli Studi del Molise ha pubblicato uno studio innovativo. Ce ne parla Enrica Cefaratti. Viabilità sostenibile, lo studio dell'Università di Pesca è stato pubblicato su riviste scientifiche e riguarda bici elettriche con navigatore per risparmio energetico. L'osservazione è venuta fuori da percorsi che abbiamo provato per bici elettriche fatte con dei navigatori. Questi percorsi, pur essendo molto brevi, avevano la problematica di essere ricchi di sali e scendi, che ovviamente sia per il ciclista sia per le batterie elettriche sono un notevole problema. A questo punto ci siamo chiesti se era possibile fare di meglio e abbiamo sviluppato un modello matematico che ci consente di calcolare un percorso breve per le bici, ma che nel frattempo evitasse il più possibile i saliscendi, quindi a parità di distanza o incrementando di pochissimo la distanza percorsa si riesce a pedalare in piano o in leggera salita, che è perfetto per la durata delle batterie ma anche per lo sforzo del ciclista. Lo studio potrebbe presto essere applicato sul territorio. Vogliamo effettuare una sperimentazione tra le città candidate, c'è ovviamente Roma per la sua conformazione, ma il Molise si presta benissimo. Questo è un progetto che è del tutto inutile in situazioni di pianura, perché in pianura non abbiamo naturalmente sali scendi, ma in regioni come il Molise è perfetto e quindi una sperimentazione nella nostra regione sarebbe l'ideale. Quindi insomma diciamo non esportabile tanto al nord quanto al sud. Esatto, perfetto. Pensato e adatto alla nostra regione.